Buongiorno a tutti, sono Katia Cazzanega di Ipsos. Oggi vi parlerò di vacanze. Future for Tourism è l'indagine Ipsos che da oltre 3 anni cerca di dare risposta a quanti saranno gli italiani che faranno vacanze durante l'anno. In particolare vengono presi in considerazione il periodo autunnale, il periodo invernale, il primaverile e l'estivo. E oggi parleremo proprio dell'estate 2020. Quanti saranno gli italiani che nell'estate 2020, cioè tra luglio, agosto e settembre, faranno un periodo di vacanza? La nostra indagine ci dice che saranno il 51%, o meglio, a giugno il 51% ha già deciso che farà una vacanza durante l'estate 2020. Certo, un dato molto diverso da quello che abbiamo rilevato negli scorsi anni, quando oltre il 70% degli italiani tra fine maggio e inizio giugno aveva già deciso di fare delle vacanze. Fortunatamente esiste ancora una quota molto rilevante di indecisi, il 33%. Quindi nelle prossime settimane sarà importante convertire questi indecisi in futuri vacanzieri. E un altro dato un po' rassicurante è dato da chi invece ha deciso che sicuramente non farà vacanze nel periodo considerato, il 16%. In questo caso avevamo misurato che a fine aprile questa percentuale era intorno al 22%, quindi durante il pieno della pandemia erano molti di più gli italiani che comunque avevano già in qualche modo accantonato, le loro speranze di poter fare una vacanza durante l'estate 2020. E dove andranno i connazionali che, hanno deciso che faranno vacanza? Di fatto la maggior parte rimarrà in Italia e anche in questo caso, rispetto alle indagini effettuate negli scorsi anni, il dato si è sostanzialmente modificato. Calano coloro che andranno sia in Europa e sia coloro che decideranno di fare una vacanza di lungo raggio. Quindi l'Italia, meta regina per le vacanze degli italiani, anche perché in questa situazione di incertezza, dove non era ancora ben chiaro quali paesi avrebbero aperto i confini a noi italiani, molti hanno di fatto deciso di rimanere nel nostro paese. E che cosa faranno rimanendo in Italia? Beh, per gli italiani la vacanza estiva è ed è sempre stata una vacanza prevalentemente di mare, anche se ci sono quote importanti di vacanzieri che optano per altre destinazioni, quindi molti optano per visitare città, borghi, zone archeologiche, molti vanno in montagna, molti optano per vacanze di collina o lacustri e poi c'è qualcuno che fa anche delle crociere. Anche questi dati rispetto agli scorsi anni si sono modificati. Come dicevo, il mare rimane sempre la prima scelta, però complice anche probabilmente la non possibilità o la non decisione di viaggiare in città europee, registriamo un importante calo di questo tipo di turismo a favore di un turismo più rivolto a mete di montagna e soprattutto più rivolto a mete che riguardano la collina, la campagna, il lago. Quindi, di fatto, quest'anno, complice la pandemia, evidentemente c'è stata una modifica per quanto riguarda, le scelte della tipologia di vacanza da fare durante l'estate. E oltre alla tipologia di vacanza, si è modificata anche la scelta, del dove soggiornare per queste vacanze. Negli anni passati abbiamo sempre visto come la maggior parte degli italiani, intorno al 50%, per le varie tipologie di vacanze durante il corso dell'anno, abbia sempre scelto di soggiornare in hotel, in bed and breakfast, in agriturismi. Quest'estate questa percentuale si è ridotta in modo importante ed è stata superata da coloro che decidono di fare delle vacanze in casa. In particolar modo in casa in affitto e anche avvalendosi, come negli scorsi anni, di case o di proprietà o case che vengono messe a disposizione di parenti e amici. Un altro dato interessante, è l'incremento dei campeggi, quindi della scelta di fare vacanze, all'aria aperta. Parlavamo di spiaggia, parlavamo di mare. Molti italiani, come abbiamo visto, faranno in continuità anche con gli anni scorsi delle vacanze al mare. Quest'anno però l'accesso alle spiagge, l'accesso agli arenili sembra avrà molte limitazioni e abbiamo cercato di capire quali di queste limitazioni danno particolarmente fastidio a coloro che si apprestano a fare una vacanza di mare.
Allora, sicuramente l'ipotesi di istituire dei turni per accedere agli stabilimenti balneari, alle spiagge libere o comunque insomma all'arenile, sicuramente disturba il 48% dei connazionali. È un dato assolutamente vicino, 47%, quindi identico, il fatto di dover indossare questa famigerata mascherina. Inoltre, molti sono anche infastiditi dal non poter passeggiare lungo l'arenile. Quindi quello che possiamo dire è che le motivazioni legate più a una diminuzione della libertà personale danno più fastidio anche rispetto a motivazioni economiche che sono state rilevate nella nostra indagine, ma che vengono in un secondo momento. E diciamo che queste limitazioni non fanno la differenza perché molti connazionali, nel momento in cui queste dovessero venire effettivamente confermate, inizierebbero a avere dei dubbi sulla possibilità e sulla voglia di fare questa vacanza. Il 27% ci dice no, con queste limitazioni non ci andrei, meglio rinunciare. Il 38% non sarei sicuro di andare, ci dovrei pensare bene. Ci sono poi invece i possibilisti, i convinti, il 20% andrebbe comunque perché capiscono che la situazione è diversa da quella degli scorsi anni e sono disposti ad adeguarsi, e un 15% ti dice ci andrei comunque, ma sarei molto contrariato. Diciamo che quindi un elemento sicuramente di attenzione, perché come dire, le limitazioni a questa possibilità di movimento, alla possibilità appunto di fruire della spiaggia come negli scorsi anni, potrebbe in qualche modo diminuire anche, se vogliamo, o non soddisfare completamente il turista per quanto riguarda la vacanza di mare. Quindi gli elementi secondo noi da prendere fortemente in considerazione sono in generale appunto questo in qualche modo cambiamento di alcune abitudini che quest'anno sono evidentemente dovute alla pandemia, ma che a questo punto potrebbero fare scoprire ai vacanzieri altre modalità di fare vacanza, altri modi di soggiornare, altre tipologie di vacanza. E quindi tendenze che potrebbero consolidarsi negli anni a venire. E poi, appunto, questa, come dire, rassicurazione dei vacanzieri rispetto a quello che effettivamente potranno fare nel momento che saranno nei luoghi di villeggiatura, in modo tale da renderli da subito consapevoli di quali saranno, se vogliamo, i limiti e quindi di quali potrebbero essere gli impatti sulla loro soddisfazione di vacanza. Con questo speriamo di aver soddisfatto qualcuna delle vostre curiosità. Restiamo ovviamente a disposizione per darvi ulteriori informazioni e visto che il periodo è prossimo, buona estate a tutti. Grazie.